Confartigianato a confronto con il governo su manovra economica e decreto aiuti. Firmato accordo con Intesa San Paolo, 5 miliardi per le piccole imprese. Novara e Parma conquistano l'estero con il progetto Exquisite Italian Taste. Dai panificatori appello al ministro Urso, subito interventi contro il caro energia. L'11 novembre il presidente di Confartigianato Marco Granelli ha partecipato a Palazzo Chigi a un incontro con il governo, alla presenza del premier Meloni. Al centro del confronto le misure che dovrebbero entrare nella manovra economica e gli interventi varati con il decreto aiuti quater. Granelli ha apprezzato il metodo della condivisione con le parti sociali e, in tema di super bonus, ha insistito sulla necessità di sbloccare i crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese. Intesa San Paolo ha varato un piano di 5 miliardi per iniziative di sostegno alle piccole e piccolissime imprese dei settori artigianato, commercio e piccoli alberghi. L'iniziativa, denominata Cresci Business, è stata illustrata il 10 novembre a Milano e condivisa con Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi, con le quali è stato firmato un protocollo d'intesa. Per Confartigianato ha siglato l'accordo il presidente Marco Granelli. L'obiettivo del piano consiste nell'accompagnare le piccole imprese fuori dalla crisi e aiutarle nel rilancio attraverso progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell'attività commerciale. Dall'8 al 10 novembre Novara e Parma hanno ospitato l'evento di Incoming Exquisite Italian Taste, con incontri B2B tra le imprese dell'agroalimentare e numerosi buyers esteri. L'iniziativa, ideata da Confartigianato in collaborazione con ICE Agenzia e le associazioni provinciali del Piemonte Orientale e di Parma, ha coinvolto 19 buyer provenienti da 8 paesi esteri: Austria, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, paesi dell'area baltica e scandinava, che hanno incontrato 70 imprese italiane provenienti da 9 regioni italiane. La grave crisi energetica che sta attraversando il paese sta mettendo in ginocchio il settore della panificazione artigiana. Di fronte ai pesanti rincari e alla frammentazione delle proteste, le associazioni dei panificatori più rappresentative, a cominciare da Confartigianato Panificatori, si sono riunite in un coordinamento nazionale per dare più efficacia alle richieste della categoria, che sta attraversando uno dei momenti più difficili della propria storia, e hanno chiesto un incontro urgente al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.